Ecco, allora vi ringrazio. Cominciamo allora dalle nomine degli associati d'oro, che come forse i nostri soci più giovani non sanno, sono dei riconoscimenti alla resistenza degli associati nell'iscrizione all'AIB. Sono soci iscritti da 30 anni all'Associazione Italiana Biblioteche. E ho il piacere di nominare socio d'oro Maria Chiara Giunti, sezione toscana, membro della commissione di attestazione a partire da gennaio 2022. Non so se è presente, ma ci aveva risposto quando le era stato comunicato. Ringrazio con piacere. Poi c'è Fabrizio Lanciotti, Regione Lazio, che risponde grazie mille. Poi c'è Tito Vezio Viola, sezione Abruzzo, AIBA Abruzzo. Tito, in molti lo conoscono, ha ricoperto incarichi e cariche associative nella sezione e Innati per Leggere. E ci ha scritto un messaggio piuttosto lungo che però vorrei leggervi. Dice: "Oh cielo, avevo dimenticato il conto della mia vecchiaia. Sono contento e orgoglioso, vi ringrazio di cuore. Quando ho ricevuto dalla segreteria la comunicazione del riconoscimento di socio d'oro da parte del CEN, sono rimasto dolcemente sorpreso, un po' a bocca aperta e un po' sorridente. Sorpreso perché non avevo tenuto il conto di questo nostro tempo, del mio vivere in questo gruppo di matti, tra virgolette, che con la professione e lo stare insieme ha contribuito non poco, nella carne delle proprie comunità, a concretizzare i principi fondamentali della nostra Costituzione. Sorridente perché solo l'AIB sa dare del vecchietto con tanta dolcezza e carezze, ricordando che gli anni di ricchezze e condivisioni, di grandi discussioni e di altrettanto grandi complicità mi hanno fatto crescere come persona e come bibliotecario. Vi ringrazio veramente di cuore, senza vergognarmi di quella lacrimuccia che sta lì lì per uscire. Domani proverò a collegarmi a più riprese, ma nel pomeriggio devo condurre un seminario di formazione sulla memoria delle vittime innocenti delle mafie in prefettura. Farò di tutto per essere presente almeno in parte." Noi abbiamo risposto che non lo stiamo assolutamente mandando in pensione. E tra l'altro lui non ci sta di fatto, visto che è sempre attivo con iniziative come quella descritta. E poi proseguo con l'elenco e c'è Cristina Cocever, Cocever del Friuli Venezia Giulia. Cristina Cocever è anche lei una nostra associata attiva e risponde: "Grande notizia, grazie." Alessandra Citti, Emilia Romagna, dice: "Grazie per la comunicazione, questi 30 anni sono stati ricchi di soddisfazione, grazie all'AIB per il lavoro che fa per noi e per aver pensato a noi che lavoriamo da più anni in biblioteca." E ancora Giuseppe Basile, ci sono due pugliesi stavolta, che è vicepresidente AIB Puglia, e dice: "Ringrazio per l'attenzione accordatami. Per me è stato e continua a essere naturale aderire all'AIB e quando possibile offrire il mio sia pur modestissimo contributo." Eleonora Pomes, sempre Puglia, dice: "Ringrazio per il riconoscimento, sono molto orgogliosa della mia professione di bibliotecaria e dell'appartenenza all'AIB, per cui ho ricoperto l'incarico di segretaria della mia sezione Puglia." E infine Anna Teresa Crimi, AIB Calabria, il Sud mi pare che prevalga in questo elenco, che dice: "Ringrazio l'AIB per il riconoscimento." Avevo piacere appunto di condividere con tutti quanti interessati alla nostra vita associativa e non soltanto all'interno dell'associazione questo momento che segna appunto la costanza di un impegno, di una partecipazione, anche quando non attivissima, comunque sempre molto sentita da parte di chi è iscritto all'AIB, vivendola come una comunità.